in questo episodio. Alla ricerca del 5G. Hai un pezzo di ramo qua. Hai sabato libero? Questa è la svolta, cioè. 15 volte più veloci della connessione che io ho a casa. Che cosa sto vedendo? Cioè. E 112 in upload. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Questo è il mio primo vlog del canale. Un vlog dove andiamo a cercare il 5G. Spero che vi piaccia, ma prima di incominciare fatemi raccontare com'è nata questa storia del 5G e da cosa viene. Un po' di tempo fa mi è arrivato un messaggio da Tim, che è il mio operatore telefonico che ho sul cellulare, dicendomi che avevo un mese di prova gratuita, ovviamente se la volevo attivare, sul 5G della loro rete. Avendo un telefono 5G, vi ricordo un S21 Ultra, ed essendo questa prova gratuita gratis e conoscendomi, potrete tranquillamente capire che l'ho attivata immediatamente. A questo punto però mi sono reso conto di un problema. Che a Spezia, che a Massa, il 5G non c'è, o almeno Tim non lo ha. Per la precisione lo hanno Win3, Iliad e Vodafone, ma Tim non ha il 5G. Quindi cosa sono andato a fare? Sono andato su Google, ho cercato una mappa del 5G di Tim e ho scoperto che in teoria a Carrara ci sarebbe dovuta essere un'antenna 5G in una specifica via. Quindi cosa ho fatto? Ho acceso la telecamera, ho preso i biglietti del treno e sono partito per Carrara. Arrivato a Carrara però cosa succede? Arrivo in quella determinata via, mio telefono non si connette al 5G. A questo punto mi faccio due domande e dico... caspita, come mai non funziona? Ora, io non voglio dire che questa mappa sia sbagliata, perché magari l'antenna c'era, sono io che non sono riuscito a trovarla, o è il mio telefono che non si è riuscito a connettere. Però vi posso assicurare che lì il 5G io non l'ho trovato. Tra l'altro la macchinetta per andare fino a Carrara mi ha anche fregato 50 euro, quindi non è che ero molto contento. Distrutto e isolato, torno a casa e cerco una nuova soluzione. Ed è qui che nasce la svolta. Oi, dove sei? Dove sei qui? Al centro di Piazza Vini. Vuol dire che siamo molto vicini. Eccoti là. Vieni. Stavo dicendo, hai sabato libero? Sì. Ecco. Hai un pezzo di ramo qua. Ok. Andiamo a Genova. Alla ricerca del 5G. Genova. Fra, ma le riprese che abbiamo visto all'inizio non erano in Genova. Cosa c'entra Genova? Eh sì ragazzi, abbiamo cambiato location perché Firenze è leggermente più bella di Genova. E anche a fine di video vedere Firenze come sfondo direi che è un po' meglio. E ovviamente c'è comunque il 5G. Sì, ok. Sabato, vieni? Sabato, cioè andiamo a Genova come certo. Dico col telefono. Certo. Dai, facendo riprese, facciamo una girata per Genova che è una bella città. Cioè voglio vedere uno speed test del 5G, scusa Te no? Sì. Ecco, quindi andiamo? Grandissimo. Andiamo, ti sei detto di sì? Fai la capire sulle spalle e let's go. Io vi auguro una buona visione. Inizio ufficialmente l'operazione alla ricerca del 5G. Infatti c'è un vento, guardate anche solo i capelli come mi stanno, che non ci avete idea. Sto letteralmente gelando. Ci manca solo tizio, tra la pace e la tranquillità di La Spezia centrale. Salve, l'ultima volta quando ho pagato 50 euro. È come li tira via dentro veloci, Niente, a lui gliel'ha presi, bastardo, lui che ha sculato. I'm cold, ciao bello! Dovrebbero essere assegnati. Eh sì, cioè in biglietto c'è scritto il posto. Non ci dicono niente. Sistemando il suo gimbal per fare tutte le sue figate. Guardate che figo che è sta cosa, che te la muovi, che fai tutte le cose più fighe. Abbiamo la GoPro che ci fa il timelapse. E niente, continuiamo ad ammirare Tiziano che fa le sue prove. Yeah.
Ma videomaker professionali cosa, Fanti? Ma avete visto questo uomo qua? Buon giado. Ok ragazzi, siamo davanti a Santa Maria del Fiore. In teoria in questo luogo ci sarebbe dovuto essere il 5G. Però per ora... Ok ragazzi, in questo luogo ci deve essere il 5G. Però siamo arrivati qua davanti e abbiamo avuto la spiacevole sorpresa che purtroppo non c'è. Siamo andati anche in Piazza della Signoria, è veramente splendida. Però anche lì non l'abbiamo trovato. Adesso vediamo un po', consultiamo le mappe, perché secondo Okla in questo luogo ci doveva essere. Per ora abbiamo solo il 4G Plus, che è quello che abbiamo di standard, e quindi non ci accontentiamo. Io ho finito le cose, ci siano o no, e quando lui usa il 100% del suo cervello succede questo, ovvero che trovano delle soluzioni creative per mettere da mangiare, perché ovviamente se l'avessi messo dentro lo zaino poi la camera col gimbal ci sarebbe punta. Siamo andati via dalla piazza dove c'è Santa Maria del Fiore, perché secondo la mappa che stiamo seguendo vicino alla stazione ci dovrebbe essere una antenna 5G. La mappa di Okla fa veramente schifo, perché in teoria ci doveva essere un'antenna in Piazza della Signoria, però non l'abbiamo trovata, e quindi adesso ci stiamo affidando a un'altra mappa, che di cui ci sinceramente non mi ricordo il sito, ma vi lascio lo screen qua sopra. Credo di essere in uno dei posti più brutti di tutta Firenze, però abbiamo... Però siamo a... però eh. 5G, adesso ce l'ho. Credo di essere uno dei punti più brutti di tutta Firenze, però perlomeno siamo riusciti ad avere il 5G, che lo vedrete qua in alto, piccolino, piccolo, 4G. Credo di essere nei posti più brutti di tutta Firenze, però perlomeno siamo riusciti... Vabbè, allora prova pappa, lo fa apposta, eh. Credo di essere uno dei posti più brutti di tutta Firenze, per la precisione vicino alla stazione, però perlomeno siamo riusciti ad avere il 5G. Infatti l'abbiamo segnato qui e direi di andare ad eseguire uno speed test. C'è 500 megabit al secondo. Megabit, stiamo scherzando. Che cosa sto vedendo? Cioè, ragazzi, per capirci, questa roba è circa 15 volte più veloce della connessione che io ho a casa. E 112 in upload. Cioè potrei tranquillamente fare una live stream a più di 100 di bitrate. Questa è la svolta, cioè. Ma stiamo scherzando? Ma che c***o sto vedendo? Abbiamo trovato un'antenna 5G, o almeno comunque crediamo che sia quella. E quindi adesso andiamo a fare un altro speed test. Prima eravamo sui 500 megabit al secondo. Vediamo adesso che risultati arriveremo. Cioè, Fanti, è una roba incredibile. Siamo a 650 megabit per secondo in download e 119 in upload. Io sono basito, sono veramente basito. Adesso volevo andare a fare la stessa identica cosa ma col 4G, per farvi capire cosa cambiava. Ricordatevi che col 5G facevo 560 megabit in download e 130 in upload. Direi che, come potete ben vedere, la differenza è abissale. Infatti adesso siamo scesi a 35 in download e 30 in upload, che è circa la velocità che ho a casa. Speriamo che questa tecnologia arrivi presto anche da noi a Spezia, perché io vi giuro che rimarrei tutto il giorno qua a fare speed test col 5G. E vi posso dire che facendo circa 5 speed test per il vostro video, poi alcuni anche per me, ho usato 7 giga di dati, non gigabit, gigabyte, che sono un pochettino di più. Ragazzi, abbiamo girato praticamente tutto il centro di Firenze e vi posso dire che purtroppo la team ha veramente poche infrastrutture 5G. Quindi team, svegliati, non serve a niente mettere le antenne 5G fuori dalla città, mettile nel centro. E anche a Spezia, per esempio, dove tutti gli operatori hanno il 5G, ad esempio Vodafone, Iliad, Wind 3, team non lo ha. Perché team non ha il 5G? E perché soprattutto nelle città dove lo mette in periferia? Che senso ha? Me lo dovete spiegare. Tra l'altro abbiamo avuto la piacevole sorpresa che oggi proprio a Firenze si trovava su Real Power, un altro youtuber che credo che tutti conosceranno. Stavamo cercando di incontrarlo, stavamo stalkerando tutte le sue storie, però vi promettiamo che se ci riusciamo li facciamo fare la intro di questo video. E aspettate però, se l'abbiamo fatta fare voi l'avete già vista, quindi non ha senso dirlo, però lo dico lo stesso. Just like
La nostra avventura si conclude qua. Siamo riusciti a trovare il 5G, come vi avevo detto, e abbiamo esplorato un po' Firenze. Avete visto qualche virolo spettacolare di questa fantastica città, dove peraltro sono nato, per forza è bella. E niente, adesso torniamo a casa e ci vediamo.